Pomeriggio. Aspettate, che mi sa che c'è il volume della musica non alto. Di più! Ve l'abbasso un pelo, va, così né io né voi diventiamo sordi. Quindi dicevamo buon pomeriggio! Sì, oggi ho iniziato. Tornata. Scusate. C'è il mio computer che ha deciso che doveva crashare. che brutto scherzo. Che brutto, brutto scherzo. Allora, passiamo alla schermata giusta, innanzitutto. E datemi un attimo che recupero Crusaders. Io non so se è colpa di qualche aggiornamento, però non dovrebbero esserci aggiornamenti. Sempre. Boh, vabbè, dicevamo che ci siamo su Crusaders. Tra l'altro, hanno fatto un altro bellissimo aggiornamento che io ancora non ho aperto perché vorrei un attimo. Cioè, sto aspettando che facciano un po' di traduzioni. Mi piace godermelo in italiano il gioco, lo capisco di più e riesco ad approfondirlo meglio. Quindi oggi facciamo di nuovo. Tiriamo un D20. E vediamo stream elements. Ah, uno? No, abbiamo fatto ho fatto uno ed è crashata già la live. Non te ne cura. Riproviamo per piacere. Perché 10, già mi va meglio, e mezzo. Allora. Questo è il nuovo aggiornamento, l'intermezzo iraniano, fondamentalmente lo aggiornavo prima, è ancora in inglese, quindi vi appendo un attimo per capire le traduzioni con voi. Ce lo cerchiamo. Nel frattempo il nostro primo elemento ci ha dato 10, adesso scegliamo. Decimo personaggio. Se malauguratamente dovesse crashare di nuovo, oh signori, non è giornata e magari ci vediamo domani mattina. Metto le mani avanti. Allora, quindi questo è il primo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. India. Buono. Dai, non è una cosa che ho esplorato tanto. Quindi adesso vediamo subito. Partiamo con questo. Quindi, vediamo subito il nostro monarca. Siamo un Raja e siamo un comandante prudente, stratega e un guerriero maldestro. Quindi non siamo eccelsi nell'educazione militare, però abbiamo già il tratto stratega e un comandante prudente. Ok, inoltre siamo cocciuti, pazienti e diligenti. Ciò significa che ci siamo impegnati pazientemente e cocciutamente, praticamente perché ha insistito.
Ma nonostante ciò, nella nostra istruzione abbiamo uno. Abbiamo un figlio. Che non ho capito se Uroid. Andiamo a vedere subito. Ah, quindi mi dice che è il nostro appellano di corte, chiamiamolo così. Abbiamo un buon cancelliere, anche l'amministratore non è malaccio. Capo delle spie, possiamo avere di meglio? Sì, ha un 9, un 12, sì. E un maresciallo, diciamo che un maresciallo migliore ci vuole poco, da 0. Ma fammi capire, tu in qualcosa sei utile? No. Zero, no. Siamo sposati, quindi adesso ci cerchiamo una moglie, un'alleanza, una di 18 anni, va bene, Raja, buona foraggio, ok, 17 anni non è brutta, è la prima gente tra l'altro, ok. Infatti ha già preso la piega e ha spunto il saggio sulla tua età. Siamo già sotto il controllo, il pedaggio della comunità è il però così almeno siamo fatti. Vediamo di fare un altro. Poi non abbiamo eredi, ok, perché in questo momento ce lo considera come prete. Dato altro. Quindi, a livello di successione mi dice proprio che andrebbero a un'altra famiglia. Ok, quello che è il nostro vassallo. Ok. Notifiche, vediamo un attimo, non abbiamo un medico. Qualcuno, lui ha un'attitudine scarsa, però ha un bel 16. Non è brutto. I pochi coniugi. Ok, andiamo a mettere gli uomini d'arma. Abbiamo pikes, quindi sono arcieri. Ah no, sono due tipi di arcieri. Ok. E conagri. Quindi andiamo qui. E un'altra cosa non ho visto. Ah, ne abbiamo due di città. Quindi io direi. Questi mi fanno 36, questi mi fanno 32, anche mi fanno poco. Allora, andiamo a piazzare questo qua. Questo qua. Buono. Altre notifiche, ci può... possiamo creare un encomio. Sì, ce l'abbiamo. Primo di Shoe... Sì, vabbè, del Raja. Quindi facciamo primo cavaliere. Dai, cavaliere del Raja, così prendiamo la dicitura. Non gli piace, l'ha cambiata di nuovo. Ok, adesso gli è piaciuto. E come successore ancora non abbiamo nessuno, adesso andiamo a cercarne un altro. Mio figlio effettivamente non è sposato, e gli troviamo una moglie. Abbiamo una moglie, uno che come competenze e abilità non si apparaccia. Oh, ma lei ha un bel tratto qua. Ha 20 anni, il nostro figlio ne ha 26. Tra l'altro, cos'è la sorella del maresciallo qua? No, è solo un a corte. Ok, va bene. Va più che bene. E poi...
abbiamo un nipote che è senza madre. Cioè, questa dinastia è... Io non ho una moglie, però ho un figlio che ha un figlio senza... Vabbè. Questo che potrebbe essere eventualmente il nostro nipote... Però... è portato per la diplomazia. E lo diamo al nostro medico, dai. La nostra cultura è Malvi. Questo è cultura Gondo, non ci interessa. Ok. Possiamo sviluppare un altro trono, ma al momento non ci interessa. E dichiarare guerra a Marajà, anche no. Anche no. Quindi questa è la nostra terra. Questa è la nostra capitale. Con il Ducato di Cedi, che fa parte del regno di Gondwana. Gondwana, sì. Quindi l'idea più sensata sarebbe andare a fare guerra a questo, sostanzialmente, prima o poi. Volendo, per quanto mi è scocciuto il nostro Raja. Ok, carta di matrimonio accettato. Ottimo. Come fede? Noi siamo shivaiti, abbiamo lo shivaismo, che ha sia il monachesimo, quindi posso prendere voti e diventare monaci, ok, quindi nostro figlio è un monaco, adesso ci guardiamo, è probabile che ci sia la reincarnazione, resistenza alla contrazione delle contee più 20%, ma viene la possibilità di essere considerati come la reincarnazione di un antenato. I Puja, i governanti possono ospitare altri personaggi come ospiti onorevoli spendendo pietà in cambio di opinione. Ok, solo dominio maschile, pluralista, teocratico e incoraggiato. Ah, ok, pellegrinaggio. Tipo di matrimonio e poligamia, il divorzio è sempre permesso, anche tabù per parenti stretti. Ok, per la famiglia allargata. Produrrà l'incesto, però tra le famiglie. Oh, naturalmente, tra ok. Figli legittimi, nessun bastardo. Non esiste una cosa come un bastardo, tutti i bambini sono ugualmente legittimi. Bene, quindi da evitare le relazioni con lo stesso sesso, la devianza, da evitare l'adulterio sia maschile che femminile. Ah no, le relazioni dello stesso sesso sono accettate. Ok, è accettata anche la stregoneria. E l'uccisione dei parenti stretti è un crimine. Ok, giusto per capire perché. Controllo clericale. Genere clericale sono uomini. Patrimonio clericale permesso. Nomina clericale, clericale temporale revocabile. Ok. Mescolanza religiosa. Orientali sono state deviate invece di demoniache. Ok, nessun capo della fede. Quanta roba! Quindi vediamo i nostri. Effettivamente potrebbero già. Ma. Quindi praticamente dove viviamo noi, nessuno ha la nostra fede. Così come anche la nostra cultura. Cultura è Gondo. Vishnuismo, quindi cambiamo anche questa. Te ti teniamo a cura degli affari interni e magari il nostro maresciallo al momento ad addestrare i comandanti. Ok. Va bene. La nostra moglie, ok, è sociale, zelante e vendicativa. Dobbiamo prenderne la lingua, Tamil. Ok, vai. Prendiamo la lingua così possiamo conversare più agevolmente con nostra moglie. Sembra giusto. Allora, vediamo anche cosa potremmo costruire. Ci invitano già un torneo. Torneo. Allora,
Abbastanza. Abbastanza. Direi che è un po' presto. Ottimo. Io resto per fare queste cose. Calma, adesso. Volevo vedere la nostra città. Qui non c'è assolutamente niente e qui abbiamo i campi coltivati. Allora, cosa si potrebbe costruire? Delle mura sarebbero l'ideale. Però i fabbri ci danno un aumento degli uomini stazionari. E tra l'altro qui noi abbiamo i pikes. Quindi a maggior ragione sarebbe l'ideale il campo della milizia, perché ci dà più 20 agli arcieri. E qui no, a questo punto mettiamo i campi della milizia. Anche perché, ricordiamocelo, il nostro Raja non è che sia particolarmente formato, però è uno stratega. Quindi andiamo ad ottimizzare il nostro esercito. Dai! E quest'altra contea, che non vi fate dire i nomi perché sennò finisce malissimo. Nel frattempo andiamo avanti. Devo mettere degli avamposti o anche dei porti forestali. Silvicoltura ci riduce anche il tempo. Allevamento di elefanti. Ma tanto adesso non ce ne facciamo niente, però. Adesso non ce ne facciamo proprio niente. Quindi per il momento aspettiamo, anche perché non possiamo mettere nient'altro. E magari io andrei oggi in silvicoltura. Però arriviamo a qualcuno che possiamo nominare. Andiamo. Abbiamo un successore. Buono. C'è anche di famiglia, praticamente. La cultura è diversa. Ma problemi non ne abbiamo. Troppi buoni pochi coniugi. Allora, questa storia dei coniugi ci va a influire sul prestigio? No. È vero pure che la nostra cultura lo richiede. Quindi adesso ognuno di potere dell'alleanza. Che non è male anche. Questa ragazzina però ha il tratto bleso. È tra l'altro ultra sensibile. È il 900. Allora, prendiamo questa di 16 anni. È fiduciosa, codarda e timida. Vabbè. Dai, ne abbiamo preso un'altra. Vediamo. E in tutto ciò, a sto punto, facciamo una guerra. La sottomissione. No, la sottomissione non ci conviene. Sarebbe l'ideale crearlo un... uno, ok, per crearlo ovviamente ci servirebbe un altro dato. Questo qui sotto potremmo creare, ma abbiamo i razziatori. Vedremo.
vedremo adesso. Qui c'è una guerra. Guerra contro la tirannia. Ok. Adesso soprattutto dobbiamo convertire i terreni. Scusatemi. E quasi quasi potremmo magari fare un banchetto. La sta vincendo, buono, sono contenta. Si posso surfare, non posso surfare perché voglio 250 monete. Come sta andando a proposito imparare la lingua? 5 anni ancora, possiamo avere tutto ricordo, che ci aiuta a imparare la lingua. Questo nostra moglie ha avuto un figlio, cioè è incinta. Ok, ricomincio con calma. Mettiamo anche un maestro di caccia. Qui è nella media. Non è più incinta. Non abbiamo i regni però, se no.
l'ha vinta la guerra. Ottimo. Ottimo, ottimo. Ma per sottomettere solo una guerra di sottomissione. Però devo essere saltato tra l'altra invece ha tenuto. Fammi un gancio per piacere, perché pensiamo dopo a. Desiderare la guerra, mio signore, avete un motivo per attaccare oppure per attaccare Tizio, eppure non lo fate. E se volete cancelliere, sviluppo il trono di risorio prima di controllare. Perché sei in pace tutto il tempo? Dovreste cogliere questa opportunità. Sì, lo so, ho bisogno, però. Cacchio! Sì, ma non c'ha. Per attaccarlo delle rivendicazioni. E perché non lo stiamo facendo? Certo che. Oh, figlio di dinastia. Com'è che è nato Albino? Oh, per carità, mi va benissimo. Cioè, problemi zero. Oh, abbiamo un erede. Chiamala come ti pare. Però ho bisogno anche. Sindaci. Questo è un conte. Forse faremo un altro figlio. Ho imparato. No. Ho sbagliato. Abbiamo sbagliato. Facciamo loro. Ho messo fretta. Ciglia abbassate. Quando i miei occhi si incontrano quelli di Samantha, che credo che voglia dire. La.
duchessa, con la contessa, non lo so, comunque la moglie di qualcun altro. Per quella che sembra la ventesima volta stasera, so che non potrei, che non mi sto immaginando le cose. Persino dall'altra parte del tavolo, il suo sguardo è intenso come il sole di mezzogiorno. Lei mi vuole, non posso mentire, anch'io la voglio. Oppure sta punendo suo marito, che adesso è prigioniero. Cosa desidero veramente? Divertirci. Tutti verranno a sapere dei suoi pensieri. No, il mio cuore resta puro. Allora, torniamo sempre a parlare del discorso che... No, vogliamo. Noi siamo cocciuti e pazienti. Allora le faremo visita quando saranno tutti addormentati. Siamo pazienti. Successivamente la tizia cade. La tizia, perché non le voglio dare un nome. Cade sul materasso con un tocco, con respiro affannato e gli occhi socchiusi, esausto. Asciugo delicatamente con le dita il sudore dal suo petto. Solo un momento dopo, la tizia mi allontana la mano con un sorriso di scusa. È quasi mattina, è meglio che vada. Era ancora un po', anzi, è meglio che vi sbrigate. Vabbè. Cocciuti per cocciuti. No, cocciuti per cocciuti. Tanto. Questa la perdiamo malamente, ve lo so dire. Scatto per mia figlia, non lo posso chiamare, fa parte del suo signore, non lo posso chiamare. Andiamo a riprenderci questo, almeno un po' di gente sta. Scusatemi. Mi sa che il suo discorso che la mia tosse. Ok, questa è andata. Questa è andata, buona. Dai. Mamma. Chissà, magari riusciamo. Ritornando alla qua, quanti siamo lì? 3.000 persone. Beh. Ok, assedio vinto. Vediamo se riusciamo a prendere questi 1.400 presi. Tra l'altro, direttamente da noi. Ottimo. Ok, allora. Siamo riusciti a ridurre le quantità, a ridurre le schiere. Siamo anche un po' in perdita, però dobbiamo risolverla. Quanti ne ho? 84, non ce li ho adesso per spendere dei soldi. Già stiamo in perdita. Una dimostrazione delle capacità di comandare. Questo Raja, che è un comandante straniero, ultimamente si aggira nei pressi delle riunioni del consiglio. Conoscendo il suo interesse per le questioni riguardanti il comando, non posso fare a meno di pensare che stia aspettando che io lo stupisca. Ovviamente potrei iniziare una conversazione con lui. D'altra parte, potrebbe essere meglio vedermi semplicemente interagire con i miei uomini. Ci sono vantaggi dal pretendere quantomeno di conoscere la faccia di ogni soldato. Comunicazione o dovremmo andare a salutare le reclute? Reclute ci danno un cacchio di
più 25%. Quindi, sempre noi essendo strateghi, noi strateghi, queste cose ce le pensiamo per tempo. Torniamo indietro, iniziamo, prendiamoli noi e poi magari ci raggiungono gli altri. Mi sembra quello che stiano facendo effettivamente. Diversa però. Urca. Però l'hanno vinta loro. Buona. Buona. Vabbè, dai. Meglio averci provato almeno. Meglio averci provato. Uno spavento improvviso. Ho cavalcato, preso la mira e colpito così tante volte da pensare che nulla potesse turbarmi. Ma mentre sto galoppando per l'ennesima volta lungo il poligono di allenamento, un trambusto che non riesco a vedere bene fa impennare il mio cavallo. Per un istante lo slancio mi tiene inchiodato al dorso del cavallo mentre comincia a tremare. Poi, come se il tempo scorresse lentamente, sento di star perdendo la presa. Proviamo. Visione poco affascinante. Vengo scaraventato a terra. Il dolore dell'impatto si mette in tutte le ossa. Sarei arrivo correndo con un po' di ritardo. E vabbè, oh, ci siamo fatti male. E abbiamo perso il maresciallo. Ah, abbiamo perso sia il maresciallo che... Mi sento come se 100 coltelli stessero lacerando la mia ferita, con la carne che diventa scura e il sangue che diventa pallido. Andiamo a chiamare un medico. Di corsa. C'era il tratto medico? Sì. Lui? No. Questo qua. E... lui mi sta suicidando. Non fare più del necessario. Anche la moglie, va bene. No? Mai arrendersi ci dà un po' più di vantaggio. Che ora come ora brutto non è. Questi 15 riusciamo a prenderli almeno? Dai. 15. No, non mi interessa. Ok. Ok, siamo separati. Di nuovo, non ne ho soldi, vagnò. Aspetta. Addirittura. Ho preso il tratto prepotente. Io però dico una cosa. Io lo rompo il tizio. Perché per il momento non abbiamo altri figli. Stiamo prendendo di nuovo? Siamo terribili. Chi ha perso altra gente in tutto ciò? Va bene. Siamo a 52 e puntualmente colpa nostra se per... e perdiamo punteggi. Ma non so. No, perdiamo gente se andiamo lì. No, le locali. Sempre meglio di niente. Posso chiedere un riscatto? No, che per un attimo vorrei chiedere il riscatto qua. Ah, io sto aspettando loro, sto facendo tutto loro praticamente.
Noi non siamo abbastanza potenti. Aspetta. Falli finire almeno di prendere questo. 25 giorni e poi andiamo ad attaccarli, perché sennò... Sennò sarebbe stato inutile, cioè banalmente. Allora, noi proviamo ad attaccarli. Poi, se arrivano a darci una mano, è sempre ben apprezzato. Sempre ben attento. Ok, però le stiamo menando per il momento. Per il momento anche da soli. Stiamo facendo il nostro. Buono, dai. Si sono un po' ripresi i nostri, forse. Forse questa ha dato il giusto spirito ai nostri per riprendersi. Ma vediamo. Diamo una mano qua. Tempa strategica. Usiamoli entrambi. Perché? Cioè... Vabbè, te li do sti cacchi di soldi, va bene. Sì, va bene, non ti preoccupare. Ci vogliono 4 mesi, adesso vediamo questi dove stanno andando. Siamo pazienti così come lo siamo effettivamente. 7 mesi. Ok. Quindi prendiamo questa città. Questi dietro ci mettono altrettanto poco. E poi andiamo ad attaccarli. Dai, 6 mesi. Dobbiamo farci spaventare. Figlia mia. Allora anche da mo è nostro. Se sentite strani rumori ogni tanto, non so questo che sono. Educa bambino, certamente. Allora, se non sbaglio, mettiamo una cosa come cultura. Il costume marziale sono uomini, quindi sarebbe stupido fare crescere mia figlia con il tratto marziale, nonostante abbia già 4 competenze. Io andrei di amministrazione. È stupido farla crescere come combattente quando poi non ce ne facciamo niente. Sì, lo cerchiamo a livello matrilineare, perché anche qua potenziale alleanza con questo ce n'è 500. Ma sì, vabbè, questi ce n'hanno 500, questi ne ha di me, vai. Metto scalmanato, potrebbero farlo crescere effettivamente sul marziale, vabbè. Dai, questo matrimonio ha più senso di quello di prima. Ora abbiamo una balia, ottimo. Stanziamo anche l'altro reggimento.
74 di monete non ce ne facciamo proprio niente. Lo possiamo. No, me lo fa distruggere. Quindi significa che non abbiamo più la possibilità di avere quelli standard. Il fuoco di Shiva mi piace. Mi piace subito. Abbiamo anche un successore. No, adesso non possiamo manco trovarlo perché abbiamo zero di prestigio. Va bene, va bene, va bene. Ora. 7 anni, 4 anni, 16 mesi. Iniziamo così. Cambiamo la fede qua. Malvi, Malvi, ok. Cambiamo anche la cultura qui. E questo ci sta già lavorando. Signorino, pensiamo, che ti devo dire? Si buona niente. Anzi no, questo possiamo cambiare però effettivamente. Aspetta. Quello non è, non mi era un vassallo di nessuna maniera. Ok. Siamo sotto 187 monete. Ok. Fidanzamento accettato. Abbiamo due mogli. 50 monete una, cioè questa e l'altra. Altrettanto. Questo solo con un gancio. Cortigiano riscattato. Da sola si è riscattata. Ok, va bene. Ok. Ma che riscatto. Ah, per lui da so, per se stesso. No, 77 non mi passa, non ho niente. Bisogna di come ne chiedo più. Almeno vuole 100, davvero. Sì, lo so, ma non possiamo. Quindi. E anche l'altra. Ok. Tornate indietro anche l'altra moglie. Anche prima moglie perché mi aiuta il staff. Allora, richiedi conversione. Vabbè, per il momento aspettiamo. Prendi conduce principale e richiedi conversione. Si è convertito. Possiamo imparare la sua di lingua. Cioè, lei da sola con assisti soprano mi fa prendere un botto di punti. Cioè, assistenza al cuore c'è più uno, più 5, più 2, più 2 perché noi avevamo 2. E più 1, buono. Tra l'altro già incinta. Minchia. Fatta, è la 88. Qua c'è da recuperare. Che avevamo l'alleanza col figlio. Sì. Vabbè. Se io volessi vedere dei tratti ereditabili, così da migliorare poi tutta la dinastia, no?
quello alla fine è l'importante, è migliorare la nostra dinastia. Vabbè, dai, proviamo con questo, anche se abbiamo un'alleanza minima. Possiamo darlo un ulteriore tutore? Io stesso? No. Ho 15 anni. Però poi dice, se avete sfidato le tattiche degli antichi generali, mi sono divertito a conoscere le gesta di Giulio Cesare. Durante la conquista della Gallia. Durante l'assedio di Alesia, Cesare stabilì che l'assalto diretto alla città ben fortificata sarebbe stato troppo costoso. Ordinò quindi al suo esercito di costruire a sua volta una fortezza che avrebbe circondato l'intera città, intrappolando all'interno la guarnigione nemica, portandola a morire di fame e allo stesso tempo impedendo l'ingresso ai rinforzi che avrebbero dato il cambio ai difensori. Ingegnere militare, oppure far venire il nemico da te. Far venire il nemico da te, mi piace. Invincibile. Forse un bel rischio. Prendiamo stress perché siamo tutto. No, difensore. Difensore mi piace perché ha senso. Sempre sul discorso della pazienza. Allora, come siamo messi? Siamo messi che qua dopo finisce e guardia familiare, mi piace, di cavalieri in più. Cavalieri in più. Carico terminato. 3 anni, 6 anni. Non possiamo, ma faccio una cosa. Vediamo se addestrando cavalieri riusciamo a ottimizzare e arrivare. Oh, abbiamo un figlio maschio. Cala. Bene. Bene, e anche qua. Potere dell'alleanza? No. Età, ne solo una che abbia, non è nemmeno brutto come tratto. Poi quando cresce al massimo se ne rende altre. Sono diventato grande, lo possiamo anche invitare a cuoco, va bene. Ospite d'onore, è stato ospitato e onorandolo con una celebrazione rituale. Vediamo che fa la cosa. E adesso è qui a corte da noi? No. Però l'abbiamo invitato. Va bene. Che è successo? Ah, ok, niente. E va? Da casa, tradotti, mannaggia, mi piace questo perché regniamo paura. Abbiamo una fazione pericolosa, 2 con te, 3 con te, 3 con te, con te e contro, il massimo, giusto? Qua non abbiamo i soldi perché sennò potremmo fare guerra again, aspettare, ma i prigionieri, lui ci paga, no, questo non ci paga, però tu mi piaci, 23 c'hai qua, negozia rilascio, richiedi conversione e recluta. Vabbè. Bene, guarda, amico mio, nonostante questo sia ciao Ciccio,
siamo partiti un pochetto prima oggi. Sì, perché non voglio tirarla troppo alle lunghe. Quindi ho detto parto un pochino prima. Facciamo un'oretta e mezzo. Più un'oretta e mezzo, visto che appena partita sono crashata. Ma purtroppo deve esserci qualche tipo di aggiornamento che va in contrasto. Non lo so nemmeno io che cacchio fa. Non lo so. Quindi appena partiti, crashato tutto. Poi abbiamo tirato un di 20. Alla prima è uscito uno e ho detto no, che già ha fatto danno. Alla seconda ancora, sì, va bene, tieni di questo, è uscito 10, quindi abbiamo cercato il decimo sovrano ed è qui. Possiamo chiedere la connessione? Ora no, 880. Ancora no, con questo non abbiamo avuto figli. Abbiamo avuto una con lei, una con lei, andiamo avanti. Chi ci sta attaccando, scusate? Perché siamo sotto attacco? Noi raduniamo tutti, cioè siamo sotto attacco, non si è capito come. Il tuo vicino ha perso contro il tuo vassallo. Ah ok, quindi lui ha perso contro il mio vassallo e si è preso. Oh, ho capito perché adesso dobbiamo radunare tutti allora. Raduna. Siamo contro... Ah, ci stiamo pure difendendo. Va bene. Andiamo in alleati. Aspetta che siamo vicini. Andiamo a vedere il popò a questi. Anche questo. Dammi una mano che... Ne abbiamo pochi. Non riusciamo a chiedere. Si muovete gentilmente. Ho imparato un'altra lingua. Okay. Le diamo o le prendiamo? No, le diamo. Bene. Andiamo. Adesso andiamo anche a prendere questi altri. Ho recuperato un bottino? Sì, ho recuperato un bottino. Ottimo. Bello. Dov'è che stavo? Qua. Allora. E poi a e abbiamo delle priorità. Metteranno così, li abbiamo già recuperati. La richiesta tu piuttosto. Bene. Niente, ma non ce ne dura uno, comio. Vabbè, aspettiamo. Cioè, sì, è così tanto, adesso li andiamo a prendere. Siamo adesso, no, non meglio. Stiamo prendendo male. Riusciamo a darle abbastanza. Ma non è anche andare a recuperare sto pezzo.
Sì, dai, siamo, le abbiamo date, le abbiamo date. Buono, buono, buono. Bravi. Siamo stati bravissimi. Bravissimi. Noi sempre, dai, tanto. Un momento. Un altro vantaggio. Per via la corona. Forza. Ma noi che abbiamo di... Ah, allora facciamo così, aspetta. Rimuovo. Aspetta un attimo. Vengo da bambino e lo faccio fare a suo padre. Che è lui. Mentre io avrei rieduca bambino quello che è il nostro erede. Io. Ok, ok. Dai, buona! Vinta, risolta. Senti, ma te non hai troppa roba? Vabbè, tanto quando muore se lo dividono i figli. Questo è mio. Ora. Proprio instant. Non c'è né se né mai. Prima qua 8 mesi. Mamma mia. Non c'è 16 però. Me l'ha liberato, voglio lui. Lui non è un vassallo, però lui c'ha 18. Dai, ci possiamo accontentare. Un vassallo decente. Nell'intrigo non ce l'abbiamo. Mia moglie ha preso tratto incinta. Ok. Riesco a farlo un encomio decente. Che pensiero, cosa, amministrazione o erudizione? Amministrazione, ragno. E pensare al denaro. Dai, del crisantemo. Dell'orchidea. Il successore grande.
No, noi offriamo un ostaggio. Non ci tengo proprio a offrire ostaggi. Se io quando la porta della camera del quarto si apre non vedo proprio questi altri che sono denti e dopo quella che piange, ma veramente strazianti di Devabati. Mi dispiace tanto, mio signore, l'elevatrice non guarda più gli occhi. Interessante come relaggio disponibile. Allora, abbiamo imparato diverse lingue effettivamente. Come i matrimoni fanno parte della nostra famiglia praticamente, cioè si sposa in continuazione. Però noi siamo dei guerrieri, quindi potremmo andare a pressare questo discorso. Andare su Lombi Generosi, pensare alla famiglia, sinceramente no. E già facciamo tanti figli perché dobbiamo avere molte mogli e non mi sembra proprio il caso. Corte vivace, il sangue è sempre la mia prima scelta, sangue nobile, proprio per far ereditare i tratti congeniti buoni. Nefasta, cioè credere sia guadagno che sia paura. Guadagno di paura del aumenta il 20% più una paura naturale del 15, cioè 15 più naturale standard, non sarebbe. No, ma noi siamo dei guerrieri e guerrieri vogliamo in famiglia. Allora, mettiamo un attimo pausa. Ventuno mesi, 9 anni, 4 anni. Siamo sui 4 anni. Siamo sui 4 anni. Altro no. Qua di notifiche. Cambio negoziare un'alleanza con mio nipote, certamente. Potremmo usurpare anche questo titolo. Ma ora come ora non ci conviene. Perché banalmente non abbiamo soldi. Possiamo dichiarare anche. No, adesso sottomettere non mi fa. Lascio il caso magari a mio nipote. Di andare a sottometterlo. Nome del divino. A seguito della condanna a morte di un umile ladro, ho chiesto a mia figlia Damaya di cosa ne pensasse al riguardo. Lei ha espresso dei dubbi sul fatto che un qualsiasi dio possa volere che un reame sia governato da una legge così severa.
bene, cinica. Basta le figlie, cinica. Poi avremo altri. Ok, no, non abbiamo altre. Non posso dire. Pretesa. Anche che noi abbiamo 59 anni, dovremmo stare un po' calmini in teoria. Però noi andiamo in giro della capitale perché c'è fondamentale migliorarlo il più possibile. Migliorarne proprio il controllo. Scusatemi. Allora, detto ciò, mi piacerebbe fare una battuta di calcio. Creare questo ducato, però aspetta, per crearlo ne vuole 250 per usurpare quest'altro ducato, ne vuole 250 lo stesso. Delle mura da qualche parte, perché ci fanno entrare un più 2 più 0,2 al mese, che brutto non è. Però aspettiamo adesso che finisca, aumentiamo anche la velocità. Ricordo, per sé la mia amante, ah è vero che siamo amanti con questa, vive talmente lontano dal mio abbraccio. Se lei potesse possedere qualcosa per ricordarsi di me, qualcosa di personale, riposerei più serenamente. Manderò un po' della mia biancheria in... Scusami. Vabbè, dai, preferisco a sto punto mandargli dei... un ciuffo di capelli. Ce ne abbiamo i capelli, sì? Credo di sì. Lì sotto si vede un certo di più. Mi ero scordata che avevo una mano. Non l'avevo scordata. Il regalo che mi ha mandato è davvero personale. Mi chiedo cosa dovrei fare con questi capelli. Solo per qualche rituale arcano? Non lo fa di. Vantaggio.
questo qua. Organizzazione rigorosa aumenta il controllo delle contee del 20%. Questo può dare una mano al nostro maresciallo, che almeno è passato a 2 anni. Posso offrire uno ostaggio, fare uno scambio di ostaggi. Non voglio fare né una né l'altra. Può creare dei titoli. Abbiamo i soldi, quindi non lo possiamo fare. Noi abbiamo 60 anni. Pizzica. Allora, dobbiamo stare attenti. Molto attenti. Io ne ho appena 5. Respiratore. Ricordo che spiaggia tutto come queste notizie. Mia moglie Rani sta tramando contro un nostro cavaliere. Perché? Ecco, questa cosa mi farebbe piacere che migliorassero. Perché? Gli intrighi. Io posso dare una spiegazione per i miei intrighi. Grazie per il pensiero. Grazie, perché così almeno arriviamo prima. Diploma, sì. Vediamo. Ratto fiducioso, tollerante o paziente. Va bene, andiamo anche a fare. Scusate. Ratto fiducioso, non ci dà stress. Un momento, meglio non avere troppo stress, che se ci viene l'infarto. Parto alla fine del mondo. Allora, ok, un incarico è stato terminato. Vedere? Ok, allora pensa adesso a accumulare soldi. Ok, siamo passati almeno con più 3. 3, buono. Buono, buono. Siamo a posto con questi, sì. C'è una cosa da mo' le torri, le mura, e poi i tetti ripassiamo come promuovi cultura, perché mi è fondamentale avere maggior controllo. Mi spiace, siamo dovuti arrivare a questo punto. So della tua relazione con sua moglie, giustamente. Se rifiutiamo, riveliamo il nostro segreto. Bene, accettiamo. Accettiamo. C'ha ragione, è sua moglie del resto. Però io posso fare una cosa. Rompi una mano. Possono esserci battaglie facili nella giungla e so che devo darne vantaggio. Le mie truppe costringono il nemico a percorrere sentieri di parte vegetazione. Mi trappolo nel fango e nei cespugli. Le spine possono fare tanti danni quanto le mie spade, le mie lance. Quando cala la notte, i corpi scompaiono tra le foglie cadute. Abbiamo preso il cacciatore della giungla. Tutto da solo fa. Il tratto che sia cocciuto. Oh. Cocciuto, quindi si sta impegnando. Paziente, c'ha letteralmente tutta la pazienza di sto mondo per imparare. Cioè, lui ha detto: io con calma le cose le imparo. È diligente, quindi ci sta mettendo pure anima e corpo, letteralmente. Mi scendere poco poco. Noi le anticipiamo. Anni, 10 mesi. Vediamo qua il nostro nipote, che è meglio. È meglio.
Allora, Shiva Ida. Facile convertirci noi alle altre. Andiamo a fare un po' di rubo. Perché mi sono fermati qua. Ne ha 4.000. Non lo so, è strano, mi sta facendo vedere tutte queste cose. Allora, qua gli avamposti non sarebbero brutti. Ci dà un più uno, tempo di razza stile, Lidia. Impediamo praticamente, cioè abbiamo un 10% in più di resistere. Quindi sono più lente le razzie. Danno gli arcieri, degli schermigliatori, più 50 leve. Invece quelli forestali ci dà solo della gente in più. Oh no. Oh no, c'è prima il vaiolo. Prima il vaiolo più il cancro. E questa è anche incinta. Non dura, non dura. Scusate, stavo guardando, mi mandano avanti. Potremmo però approfittare della silvicoltura. Io direi andiamo di silvicoltura perché siamo in piena giungla. Chi ci chiama? Subito! Perché li ho fatti lì? Dov'è che la guerra? Ah, qua sotto la guerra. Qua sotto, ok, allora abbiamo fatto bene. Questo lo rimettiamo qua per piacere. No. Qua. I nostri raggiungono i loro. Scusa di nuovo per il colpo di tosse. Epidemia di vaiolo. Anche questa ha preso il vaiolo. Sfigurata pure dal vaiolo. Brutta bestia, infatti. Dobbiamo arrivare qua. Mia figlia sembra sconfitta, molto sconfitta. Tutte le cose non riesce a smettere di parlare di ricchi vestiti e dell'oro scintillante che posso. Tanto avida, non dispiace. Dicevamo. Qua. Mia cara Lupi, potrei non averti amato. Eppure se tu la sono farsa più intensamente. Dato per scontato? Ci sono molte cose lasciate non dette. La nostra coppia è morta. È così il bambino che deve essere grande del resto. Molto di vaiolo. Questa bimbetta. Siamo regola ferrea, mi piace, però abbiamo bisogno anche di una donna. Non siamo andati noi a combattere, vero? Vaiolo, nuovo giorno. L'epidemia di vaiolo che ha devastato la mia corte è finalmente finita. Le sue vittime sono guarite o hanno lasciato questo mondo. Il mio cavaliere medico qua mi assicura che tutti i corpi sono stati gestiti correttamente e che la minaccia è completamente scomparsa. Tuttavia la strada per la ripresa è lunga. Abbiamo perso Lupi e molti altri
no, la nostra compagna mamma è guarita praticamente, cioè il nostro capo delle spie, anche se è troppo figurato. Ma non è lei, cioè ci metto questo a difendermi, scusatemi. Mamma mia, mamma. Noi facciamo una cosa, andiamo qua, se arriviamo per tempo. Oh, ho fatto sta che volevo... Volevo lì. Seguono loro, così. Non mi devo preoccupare anche di loro, appunto. A capo, questo se l'è preso lui. Non ci ho provato io, Guarda. Questa non si è ammalata. Pure c'è di qua. Anzi, c'è di il... Devi. Che abbiamo perso? No, oh, abbiamo perso il consigliere. Ragazzo mio, c'è 4. Io non... Cioè, non sei capace di niente. Vedere. Sono un po' diverso, facciamo bene. Dobbiamo organizzare una domanda. Ci abbiamo qualcuno di... giusto. Latta qua. Allora, aspetta, ci abbiamo una ragazzina qua. Non accetta, perché non accetta? Tira con lui un ferito. Se uso il gancio, la sposo. Va bene, to. Abbiamo un figlio maschio che alla nostra morte si prenderebbe questo. Solo? Fa vedere, aspetta, vediamo. Allora, il nostro primo erede ereditano equamente. Il nostro primo figlio praticamente si prende i nostri, prende questo ducato, quest'altro ducato e i nostri terreni. Mentre il nostro secondo genito va a creare un ducato su quest'altra zona. Vediamo. Non lo so se io voglio questa cosa, sinceramente. Qua andare a sparti i terreni è sempre un buon rischio, però. Okay. La ragazzina non è brutta. Anzi, un minimo. Non abbiamo avuto la famiglia. Canguar. Allora, seguiamo per il momento quello che abbiamo fatto finora. Questa abbiamo fidanzata matrimonialmente e anche queste facciamo lo stesso. I papi. Lei d'alleanza questi non è che ci sia granché. Per rilevanza, ragazzino di 16 anni. Va bene. Va bene. Amici,
posso nemmeno invitare a cuocere, vero? Non accettano. Non accettano! Scusate, non volevo urlare. Allora, andiamo a vedere, vediamo questo torneo. Al regno di... No, non arriveremo in tempo. Niente, basta. Non arriviamo in tempo perché non abbiamo il tipo. No, non arriveremo lo stesso in tempo. Ok. Possiamo fare un altro training? Vai di training. Arr, io ho solo il tratto per... Due volte che andiamo di training per un... Per un torneo e due volte prendiamo il tratto ferito. Oh, non ce ne va bene uno, non ce ne va. Ah, a proposito, qua in teoria questi si sono divisi, giusto? No? Scusami. Ma no, perché l'ha fatto prete questo. Avendolo fatto prete ed essendo nata una figlia femmina. Genio. Genio. Se vediamo i suoi 10 anni più che altro. 65. Ah, è vero che abbiamo una guerra. Vero, stiamo combattendo la guerra. Fammi fare una cosa, spostiamoci che stiamo prendendo tanto di quell'attrito. Ho visto solo che mi faceva scendere lo stress. Ho detto va bene così. Riusciamo a vincerla se la attacchiamo. Sembra di sì. Che non ci chiudono a panino però. Beh dai, mi stanno inseguendo. Ci buttiamo anche noi. Vinta. Sciogli tutto. Grandi. Buona. Spettacolo. Spettacolo. 4 anni, 6 anni. Ci chiamano di nuovo in guerra. Dove dobbiamo andare? In questo giro. Dai, non tanto lontano. Lontano. Anche se avremo questi poi che possiamo attaccare. Sì, che sono gli alleati di. Alleati e nemici che dobbiamo combattere. Noi ne approfittiamo qua vicino a casa. Un tutore per l'altro nipote. Ah, il fratello di quello di prima, sì, perché non ha fatto una bella fine. Lei, perché mi sembra più equilibrata con l'erudizione, mentre è proprio scarsa. No, non devi convertire la cultura, sta buona. Buona, buona. Ok, allora per il momento seguiamo queste guerre. Indegni contadini. Mentre ero nel borgo fortificato in compagnia di Coccala, la sua attenzione è stata catturata da un criminale incatenato alla guerra. Coccala ha alzato la testa e ha fatto finta di ignorare la richiesta del criminale di un po' d'acqua. Arrogante. Per più prestigio. Mi piace arrogante. Effettivamente è il nostro erede, quindi ci sta che voglio fare un po' sgargiullo, direbbe qualcuno. Dai, alzi un po' la testa, ci sta, ci sta. Allora, sembrava... Cioè,
di religioni è questo, l'India. Cioè, tu guardi in Europa, cattolico. Poi c'è qui l'angolo degli ortodossi. In Spagna si ammazzano tra sciariti, mualadi e mozarabici. È nata un'eresia, i catari. Poi ci sono gli insulari, gli asatruriani a nord. L'Africa meno, grandi regioni, grandi aree di regioni. Praticamente la penisola araba e il vicino Medio Oriente, ecco.